Muore anche Nancy? Ma in un vecchio video non avevi detto che moriva Steve? No, dai, non muore Nancy. E invece sì! Scopriamo il perché. Stranger Things ha concluso appunto la terza stagione con un crescendo di emozioni incredibile. Due sono state le morti eccellenti, appunto Billy e Hopper, anche se su quest'ultima qualcosina da dubitare, e un finale strappalacrime. Ma ora è già tempo di guardare avanti, di guardare la quarta stagione, e i fan si sono messi già a cacciarli col fucile, proprio li vedevi in giro. Dov'è? Ehi! No! Hopper! Steve! Ma la prossima vittima designata è Nancy. Difficile in realtà dirsi chi sarà la prossima vittima, visto che Netflix non ha lasciato trapelare nessuna indiscrezione ancora su Stranger Things 4. Ma questo non ha scoraggiato gli accaniti fan di Stranger Things, che si sono messi lì con la lavagnetta a cercare, no, fare degli incastri incredibili per cercare chi può essere la prossima vittima, rivedendola appunto in Nancy. E non solo. La logica della teoria che vi sto per mostrare, sembra molto stringente, ma allo stesso tempo anche abbastanza fantasiosa. E se fossi io uno degli autori di Stranger Things, se fossi uno dei fratelli Duffer, se fossi boh, ci farei onestamente più di un pensierino sopra. Ma di cosa si tratta? Cioè, spiega, vai, parti. Allora, facciamo una piccola introduzione. La maggior parte dei fan di Stranger Things pensa che il designato numero uno a morire non sia in realtà Steve, come ho detto in un vecchio video, anche se secondo me potrebbe morire, ma che sia Jonathan. A pensarci bene, la sua storyline è abbastanza chiusa, cioè cos'altro deve dire Jonathan? E un sacrificio in grande stile potrebbe sembrare la degna conclusione della vita di questo personaggio nella serie. Ma c'è chi immagina ben altro. Vediamolo adesso con la teoria sulla morte di Nancy. Innanzitutto, l'arco narrativo della vita di Nancy nella serie TV Stranger Things sembra essere proprio del tutto esaurito. Nella terza stagione si è dovuto centellinare proprio lo sviluppo di Nancy nel corso della stagione. Se si fosse focalizzato su di lei, sarebbe durato pochi minuti Stranger Things, proprio non si vede Nancy. E se si vede, cosa dice? Fa cose che potrebbe fare qualsiasi altra persona. Jonathan è partito. E Nancy ha concluso il suo percorso di crescita personale. C'è però altro ancora da dire su Nancy? No, cioè dalla terza stagione? No. Allo stesso tempo però Nancy in Stranger Things è legato con un doppio filo un po' a tutti i personaggi della serie TV. Per questo la sua morte in Stranger Things potrebbe essere molto significativa. Per Jonathan vorrebbe dire fare i conti con la perdita dell'amore. Per la signora Wheeler vorrebbe dire alzare finalmente la testa dalla sua condizione di donna di casa, spinta soprattutto dalla morte della figlia. Mike, invece, potrebbe clamorosamente avere l'occasione di avvicinarsi a Max, visto che anche lei si trova nella stessa situazione, ha patito lo stesso dolore, ha perso Billy, suo fratello. Una nuova love story all'orizzonte? Beh, sicuramente un legame più stretto. Per tutti i personaggi, la morte di Nancy sarebbe un grandissimo espediente per una crescita personale. Ma soffermiamoci pure su un'altra eventualità. Immaginiamo che non sia Nancy a morire. Tolta 11 e tutti i suoi amici, che sono troppo importanti e anche troppo immaturi per andare già incontro alla morte, chi rimane? Robin? Beh, Robin è un personaggio, tra l'altro appena arrivato, sulla quale si può e si deve ancora puntare tanto, appunto per sviluppare questo personaggio che sembra davvero molto importante, visto che è anche molto amato da voi. Far morire Jonathan vorrebbe dire accanirsi proprio contro Joyce. È morto Bob, che era il suo moroso, il suo compagno. Will, cioè la patita di tutte, che è il suo figlio minore. Adesso anche Hopper sembra morto, ma finché non vedremo la quarta stagione io non ci metterei mano sul fuoco. Adesso gli fai morire anche l'altro figlio, cioè cosa gli rimane? È stata abbandonata dal marito? Dai, direi che proprio di no. Tutte le sfortune devono accadere a Joyce. Insomma, abbiamo capito, rimarrebbe solo Nancy. Una morte sicuramente significativa,
sarebbe il primo personaggio presente sin dalla prima stagione, tolto appunto Hopper, che secondo me non è morto, che appunto perde la vita in Stranger Things. Una scelta emotivamente toccante, ma tecnicamente perfetta per lo sviluppo dei personaggi della serie. Tutto potrebbe tornare perfettamente, sembra una teoria davvero ben fondata. Voi che ne pensate? Secondo voi è una teoria giusta? Potrebbe succedere? O è più una teoria più sensata, quella che vede Steve morire? Scrivetemelo nei commenti, o anche Jonathan, chi vi pare, cioè chi muore secondo voi, così, chi muore? Scrivetemi anche le vostre teorie, ne stanno arrivando alcune anche su Instagram, vi ricordo il mio nome è Parisi-Nicolas, potete scrivermi, mandarmi audio, leggo praticamente tutto, quindi mandate pure. E mettete like al video, iscrivetevi se non avete fatto. La data di uscita quand'è? In questo video. Io vi ricordo, appunto, tutto questo che... Ciao!